Allora, cominciamo. Grazie intanto a Tiziana Benassi di essere qui con noi in questo convegno. Tiziana Benassi è l'assessore alle politiche ambientali della città di Parma. Parma, come tutti sappiamo, è una città media italiana, medio grande, perché sono 200.000 abitanti, è medio grande, e sono le città in cui si sviluppa di più l'innovazione. Nella pattuglia di testa del nostro ICT Rank in tutte le categorie, stranamente è una città che mantiene una posizione di testa in tutte le categorie del nostro ICT Rank. E vorremmo capire meglio da lei quali sono le azioni principali che la città ha messo in piedi in questo periodo, quali sono, dal punto di vista delle politiche ambientali, nelle tre grandi aree, quindi mobilità sostenibile, efficienza energetica, gestione dei rifiuti. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. È sempre un piacere far parte di questi confronti perché solo confrontandosi con altre città, sia nazionali ma dico anche europee, noi possiamo capire, misurarci perché comunque quando parliamo di ambiente la cosa importante è innanzitutto misurare, no? Ed è anche per questo che noi l'anno scorso abbiamo partecipato a una candidatura come European Green Capital, che poi quest'anno ha vinto Grenoble per la prima volta. Abbiamo partecipato a questa candidatura insieme ad altri soggetti del territorio, ad altre aziende, perché abbiamo voluto per prima cosa misurare la città da un punto di vista della sostenibilità e soprattutto sostenibilità ambientale attraverso degli indicatori. Questo lo dico perché secondo me è un aspetto molto rilevante e voi lo sapete meglio di me. A volte si parla di ambiente, a volte si parla di questi temi, facendoci un po' trascinare dalla soggettività. Invece, quando noi parliamo di ambiente, è molto importante fare riferimento a degli indicatori quando parliamo di tutti i settori, ma in modo particolare l'aspetto ambientale, perché solo partendo da questo punto di vista, poi possiamo capire se all'interno dei nostri strumenti di pianificazione ci sono delle azioni effettivamente efficaci. Quindi io credo che innanzitutto sia importante misurare, fare il punto zero, fare riferimento a degli indicatori specifici che nel caso che tratteremo oggi sono quelli della mobilità, sono quelli dei rifiuti, sono quelli dell'energia, ma potremmo fare tanti altri esempi, no? Ovviamente, e poi misurare quali sono le azioni e l'efficacia di questa azione che sono effettivamente negli strumenti di pianificazione. Quando noi abbiamo presentato questo dossier molto complesso alla Commissione europea e ci siamo candidati come European Green Capital, avevamo proprio questo obiettivo, quello di fare sistema e fare sinergia tra le progettazioni del territorio e quello di misurare l'efficacia di queste azioni. Siamo arrivati a metà classifica, c'è un patto non scritto, diciamo, tutti noi lo sappiamo, no? Che in genere è la prima volta che ci si presenta a una candidatura di questo livello, è difficile arrivare fra le finaliste, però già questo posizionamento ci fa capire che la strada è buona e ci sono già molti settori su cui diciamo stiamo lavorando bene. Uno di questi è sicuramente il tema della mobilità sostenibile e questo ce l'ha riconosciuta anche la Commissione europea, sul quale stiamo facendo tutta una serie di azioni un po' a 360 gradi, anche approfittando del fatto che Parma è comunque una città che tradizionalmente è molto legata, per esempio, al tema della ciclabilità che ovviamente è legata sia, diciamo, favorita sia dalla morfologia del territorio, siccome noi siamo in pianura padana, ma anche dal fatto che, appunto, come diceva lei, siamo una città di medie dimensioni, per cui facilmente in bicicletta si riesce a passare da nord a sud, a est a ovest della città in poco tempo. Quindi noi abbiamo fatto tutta una serie di azioni correlate alla ciclabilità, ovviamente incentivando tantissimo il discorso dello sharing, sia con postazioni di bike sharing diffuse su tutto il territorio, destinate ovviamente a profilazioni come studenti e pendolari, che sono quelli che maggiormente usufruiscono di queste postazioni, sia anche come bike sharing free floating, ovvero praticamente quelle postazioni di bicicletta che sostanzialmente sono libere, tanto come i servizi di monopattino che abbiamo istituito
investito negli ultimi mesi e che comunque stanno facendo davvero un grande successo, fermo restando quelli che sono gli aspetti, no, legati a tutte le innovazioni, cioè al fatto che comunque quando si inserisce un mezzo nuovo in un territorio, ovviamente questo mezzo nuovo va anche conosciuto e bisogna rispettare le regole dell'etica, oltre che quelle della sicurezza. E della buona educazione che e non della manca. buona educazione. Ma questo in realtà vale anche con gli altri mezzi, solo che con gli altri mezzi siamo abituati a vederlo, no? Io dico sempre, se vediamo una macchina parcheggiata con una ruota sul marciapiede, ormai non ci facciamo neanche più caso. Se invece vediamo un monopattino, dà ovviamente più nell'occhio. Questo ovviamente non giustifica né l'uno né l'altro caso, al di là delle battute, però sono sicuramente tutti i servizi che noi stiamo cercando di mettere a disposizione della città, perché dal nostro punto di vista, per dare una risposta a un tema così complesso come la mobilità sostenibile, quindi l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto, l'amministratore deve cercare di dare più servizi possibili nel senso di flessibilità, oltre ovviamente nel senso del mondo green e del lato, diciamo, ovviamente meno inquinante possibile, perché noi siamo un territorio molto inquinato, purtroppo, essendo in pianura padana. Quindi molti servizi che ovviamente devono andare nella direzione di offrire più possibile flessibilità agli spostamenti delle persone che comunque durante la giornata possono essere spostamenti di vario tipo: andare a prendere bambini a scuola, andare al lavoro, andare a fare delle commissioni e cose di questo tipo. Quindi questa è un po' la direzione in cui siamo andate, questo abbiamo legato un grande lavoro sul trasporto pubblico locale, abbiamo rinnovato sostanzialmente il parco mezzi dell'ambito urbano, quindi investendo circa 44 milioni di euro e ad oggi nell'area urbana abbiamo sostanzialmente bus a metano e soprattutto filobus elettrici 100% perché sono di nuova generazione e oltretutto danno anche la possibilità di fare dei tratti, diciamo, senza fili, perché noi abbiamo una tradizione di filo piuttosto importante che si estende anche nei quartieri residenziali che ad oggi non sono certo. Senta, e con i rifiuti come siamo messi? Perché noi ricordiamo Pizzarotti dall'inizio con la famosa storia del termovalorizzatore, quindi, quindi un grande impegno da subito sulla raccolta differenziata. A che punto siamo? Il punto è sicuramente molto buono, sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista, diciamo, economico, perché comunque questo sistema di gestione dei rifiuti, che è basato su un sistema porta a porta a tariffazione puntuale, ovvero che sostanzialmente premia chi conferisce meno rifiuti indifferenziato, ha portato a dei risultati molto buoni, 81% di raccolta indifferenziata è una cosa che sono solita dire, ma soprattutto anche la riduzione del 64% di indifferenziato in 5 anni. E Questo è secondo molto me importante. questi elementi sono molto importanti perché vanno rapportati insieme e oltretutto la tariffazione, la Tari media dell'utente non è cambiata. Quindi questo vuol dire che sicuramente il percorso che è stato scelto è un percorso buono, sicuramente migliorabile come tutti i sistemi, ma che comunque ha portato, direi, a risultati molto buoni. Mi sembra di sì, senz'altro. Tra l'altro questo dà a tutti l'impressione di, in qualche modo, win-win, guadagna la città, guadagno io, quindi insomma questo è certo. Infatti ci tengo a sottolineare questo aspetto perché a volte si ha la sensazione che l'ambiente rimanga un po' teorico, no? Il tema dell'ambiente e del raggiungimento degli obiettivi ambientali, mentre l'aspetto, diciamo, economico della tariffazione risulta più concreto. Secondo me è molto importante capire che spesso queste due cose, ed è una cosa che oltretutto hanno capito molto bene le aziende del territorio, è una cosa che spesso va di pari passo. Ovviamente se c'è una visione comune e se c'è uno sviluppo sostenibile del territorio che è coerente alle azioni politiche. Bene, un ultimo tema trattiamo prima di passare ad altro, che è l'efficienza energetica. Parma è una grande città storica con tanti palazzi meravigliosi, ma certamente difficili da rendere efficienti dal punto di vista energetico. Cosa state facendo in questo senso e quali sono le prospettive?
Allora, dall'esperienza che ho come amministratore, devo dire che il tema dell'energia, secondo me, è quello più difficile da comunicare. Nonostante abbia un'importanza davvero grande anche rispetto a tutto il tema dell'adattamento climatico, tutto il tema, diciamo, di cui stiamo trattando e ovviamente anche dell'efficienza energetica degli edifici, io credo che da parte del cittadino sia un tema davvero molto complesso. Certamente. Spesso non si riesce a capire l'importanza, a proposito di win-win, di fare determinate azioni sul proprio edificio che consentono sia di risparmiare sulla bolletta e sull'utenza, ma anche ovviamente di guadagnare in termini ambientali. Allora, da questo punto di vista, devo dire che uno degli aspetti che a noi ha aiutato molto negli ultimi anni è il tema dei progetti europei. Cioè, siamo riusciti ad agganciarci a dei progetti europei, uno degli ultimi si chiama Visible ed è davvero un progetto importante, attraverso il quale abbiamo attivato dei percorsi anche di facilitazione con gli amministratori di condominio, secondo i quali noi abbiamo fornito uno sportello di energia destinato solo ai condomini e ovviamente ai privati, alle aziende che comunque in qualche modo possono partecipare a questa azione di efficientamento, che ha la finalità di efficientare 100 condomini, anzi di diciamo facilitare il percorso con 100 condomini, fare capire quali sono le azioni progettuali per efficientare questi edifici e nel contempo dimostrare qual è il percorso antifiscale di ecobonus più idoneo per fare effettivamente questi lavori. L'obiettivo è quello di realizzare effettivamente il 50% di questi interventi progettati. Quindi il comune mette a disposizione uno sportello finalizzato solo a questo, cioè ad attività tecniche, economiche e finanziarie a servizio del cittadino e dei condomini che insieme possono consigliare qual è il percorso idoneo per efficientare quel condominio. Oltretutto, un elemento molto interessante è che questo progetto europeo mette a disposizione anche la figura del facilitatore che va in, come sappiamo bene, una delle cose più difficili, va proprio in assemblea condominiale a spiegare e a convincere le persone che questi tipi di attività sono attività che davvero funzionano e che possono proprio arrivare anche a alleggerire le tasche dei cittadini Mi coinvolti. trovo molto d'accordo. L'innovazione non si fa solo con le norme, si fa con l'accompagnamento. Accompagnare in questo modo, specie in un tema così complesso, dove vede, quando parliamo di amministrazione di condominio e di assemblea di condominio, ci viene a tutti da sorridere perché sono normalmente uno dei tre posti più litigiosi del mondo. Cercare di dare a questi un accompagnamento all'innovazione in questo modo mi sembra veramente un esempio da diffondere, da cogliere e da diffondere, perché mi sembra veramente importante. Senta, assessore, arrivano tanti soldi in Italia, quanti mai ne abbiamo visti? Se li vedremo, insomma, ancora devono arrivare, ma insomma, quando arriveranno, quanti mai ne abbiamo visti? 209 miliardi per Next Generation Europe, una parte importante, si parla di 37% come minimo, quindi 77 miliardi arrivano specificatamente per le politiche ambientali. Mai spesi tanti soldi per le politiche ambientali in Italia, dal punto di vista di un comune, di una città media come Parma. Cosa vogliono dire questi? Cosa potrebbero permettervi se a un certo punto la limitazione non ci sono fondi dovesse mitigarsi, diciamo non sparire, non sparirà mai, ma dovesse mitigarsi, insomma, in questo senso? Guardi, se le devo rispondere in modo molto sintetico, secondo me sono tre i settori. Due li abbiamo già toccati: energia, mobilità sostenibile e verde forestazione. È ovvio che sono scelte, tutte queste estremamente collegate alla tecnologia di innovazione, ma questo lo do per scontato. Certamente. Ma io credo che se dovessimo scegliere, sono questi tre temi su cui io andrei a investire questi finanziamenti, anche perché ricordiamoci che il vero tema rimane la neutralità carbonica, cioè è lì che noi dobbiamo davvero incidere anche a livello locale, arrivando magari prima degli obiettivi che la stessa Commissione europea
ci dà, anche per dove c'è la possibilità. La Regione Emilia-Romagna, che oltretutto parla di fatto per il lavoro e per il clima, una città delle nostre dimensioni, che comunque è terreno fertile anche culturalmente per accelerare certi processi, io credo che comunque possa andare in questa direzione. Tant'è vero che una delle azioni che stiamo facendo insieme al territorio provinciale è quella di un'alleanza territoriale per la neutralità carbonica al 2035. Cioè, noi vorremmo andare a arrivare a raggiungere questo obiettivo mettendo insieme non solo il comune di Parma, non solo la città, ma anche, diciamo, la bassa e la collina, in modo di compensare i temi della forestazione, certo, e ovviamente della neutralità carbonica. È molto importante quello che dice, anche perché gli obiettivi della Commissione sono già molto sfidanti. Il Parlamento europeo li ha ulteriormente innalzati, ma se non andiamo a vederli sul territorio poi diventano proclami che lasciano il tempo che trovano. Un'ultima domanda. Ero molto tentato di venire a Parma per la Città della Cultura nel 2020, il Covid ce l'ha impedito e quindi non sono venuto, ma verrò sicuramente nel 2021. Allora, che vuol dire Città della Cultura dal punto di vista dell'assessore alle politiche ambientali? Voi avete scritto un bellissimo, nelle vostre linee programmatiche c'è un bellissimo punto che dice la città dove vorremmo vivere. Allora, se le politiche ambientali sono intitolate così, la città del futuro, la città dove vorremmo vivere. La città dove vorremmo vivere ha una buona aria, ha i parchi, ha una mobilità sostenibile, ma anche una vita culturale degna di Parma, che insomma, voglio dire, non c'è bisogno di spiegarlo perché è una vita culturale. Come mettere insieme questi due aspetti? Allora, innanzitutto ci tengo a dire che l'aspettiamo non solo nel 2021 ma anche nel 2020, perché in realtà hanno prorogato quella che è la, sì, diciamo, l'annualità 2020, hanno prorogato il 2021, ovviamente ci auguriamo tutti che le condizioni siano tali per effettivamente fare tutte le manifestazioni dell'evento che abbiamo in programma. Allora, effettivamente uno dei punti forti di Parma è la qualità di vita. È una città a misura d'uomo, è una città che comunque ha delle tradizioni forti nell'ambito culturale, nell'ambito artistico, musicale, nell'ambito del food, e tutto questo è cultura, no? Quello che noi abbiamo voluto far passare come messaggio è che parlare di sostenibilità ambientale vuol dire parlare di cambio culturale, di paradigma nel nostro modo di vivere la città. Noi abbiamo già una città a misura d'uomo, se noi acquisiamo la consapevolezza sempre più grande che questa qualità di vita deve essere strettamente connessa anche alla qualità dell'aria, ma anche alla nostra salute, questo ce lo sta insegnando anche l'esperienza che tutti noi stiamo vivendo, ecco, allora lì avremo raggiunto l'obiettivo. E tutte, diciamo, il concetto, no, di correlare la cultura alla cura, la cultura alla sostenibilità, è un concetto che vedrete ripetuto molte volte negli eventi e nelle manifestazioni che noi abbiamo in programma. Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare è che Parma Capitale della Cultura è anche un modello di partnership pubblico-privato che a Parma è estremamente forte e funziona in tutti i settori. Io ricordo che quando il ministro Franceschini ha premiato Parma, ha detto: io premio un progetto, premio un contenuto, ma premio soprattutto una modalità di lavoro che è quello di partnership pubblico-privato. E credo che Parma in questo possa fare da modello per altre città e portare l'esperienza che sta vivendo in questo momento. Grazie davvero, penso che questo sia un tema molto importante per le politiche ambientali, ma per tutte le politiche di innovazione della città. Nessuna città può essere una città smart dentro il municipio e non smart fuori. La città smart vuole cittadini smart, imprese smart, collaborazione, rete relazionale tra questi soggetti, che sia essa stessa un laboratorio continuo di innovazione. Io credo che questo sia veramente importante, grazie di averlo sottolineato. Allora, grazie di questa intervista, io spero di poterla venire a salutare a Parma, ci metto tutta la buona volontà possibile. L'aspettiamo e grazie a voi, è stato davvero un piacere. E allora ci sentiamo, io penso le faremo sapere esattamente quando andrà in onda l'intervista, e intanto grazie. Grazie e buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci.